Vi ricorderete tutti? Bla bla bla. Ciao a tutti, bentornati e benvenuti nel mio canale, La Musica di Sugar, qui si parla di musica. Scusate, come al solito, se venerdì non ho fatto il video. Ve lo giuro che questo venerdì ci sarà, ma non sarà al mattino, sarà o il pomeriggio o alla sera, credo alla sera. Ricominciamo con i vincitori morali di Sanremo, stiamo arrivando verso i giorni nostri, che bello. Allora, quindi facciamo i primi 10 anni degli anni 2000 e diciamo che però il millennio, anzi, vabbè sì, il decennio, non è iniziato proprio benissimo dal punto di vista grafico. Voglio farvi vedere la bruttezza di questo logo. Si vede? Non so che cosa fosse quello scintillio che c'è stato, però vabbè, è brutto questo logo, eh. Sembra, cioè, proprio anni 2000, il kitsch degli anni 2000. Comunque, allora, abbiamo Fabio Fazio alla conduzione con Pavarotti, Teo Teocoli e Inés Sastre. Mi fa un po' ridere questo quartetto, cioè più che altro Pavarotti, che si è improvvisato conduttore, era molto eclettico. Allora, vediamo un po' il podio. Dunque, vincitore, piccola orchestra Avion Travel. Secondo Irene Grandi, terzo Gianni Morandi, premio della critica Samuele Bersani. E invece, scusate, per le nuove proposte vince Jenny B. Jenny B, correggetemi se sbaglio, ma potrei anche semplicemente guardare, aveva cantato con i Gemelli Diversi. Jenny B, Gemelli Diversi, vedete? Un attimo ancora, esatto, che campionavano. I Pooh, oh, ce l'ho fatta. Vediamo se ci sono altre cose. Ah, inizialmente era stato indicato come conduttore Amadeus, ma alla fine c'era poco feeling con il direttore artistico Mario Maffucci e quindi hanno deciso Fabio Fazio. Ma Amadeus, abbiamo visto che non era ancora pronto per quello che poi è successo. Andiamo avanti. Partecipanti. Però magari facciamo la classifica. Ok, ecco. Allora, vincono con sentimento la piccola. Vince con sentimento la piccola orchestra Avion Travel. Parto subito da questa cosa. A me non piacciono. Zero. Come in realtà, se devo proprio dirla tutta tutta, non fa impazzire neanche la seconda classificata, la tua Irene Grandi con La tua ragazza sempre, però già un po' di più. Quindi per me lei è effettivamente una vincitrice morale. Dicevamo Gianni Morandi terzo posto con Innamorato, secondo me va benissimo così. Poi Brivido Caldo, ottavo posto, Mattia Bazzar. Sì, ma Mattia Bazzar di solito non vincono quando dovrebbero vincere. Poi, attenzione, decimo posto, Non dirgli mai Gigi D'Alessio. Ora, voglio fare una parentesi, necessario. Allora, Non dirgli mai, Gigi D'Alessio in generale, ma Non dirgli mai nello specifico, è un mio enorme guilty pleasure. Io ve lo giuro, lo so che, cioè, adesso io faccio sempre l'intellettuale di corte, no? Però davvero, Non dirgli mai è una canzone che mi piace un sacco, tantissimo, raga, tantissimo, la so a memoria. Tra l'altro, Non dirgli mai che sarebbe dovuta essere tutta in italiano e l'aveva provata tutta in italiano, poi però all'ultimo, quando stava cantando, Gigi D'Alessio ha deciso di mettere l'ultimo verso della prima strofa, prima dell'inciso, cioè prima del ritornello, in napoletano, così, all'ultimo, per confondere l'opinione pubblica e insomma è servita, perché è più bella così. No, non vi dico andatela ad ascoltare, perché mi rendo conto che piace soltanto a me e ai fan di Gigi D'Alessio, però a me piace e l'ascolto volentieri. Vabbè, se vi sto deludendo e invitando a togliere l'iscrizione al canale, perdonatemi. Ma ripeto, è un guilty pleasure. Non è che l'ascolto sempre. Comunque, fate quello che volete, insomma. Altri vincitori morali, secondo me, Max Gazzè con il timido ubriaco, arrivato quarto. Secondo me Max Gazzè è uno di quei geni che non verranno mai capiti abbastanza, come Iannacci, più o meno il genere è quello. Deve essere ascoltato bene, non basta un ascolto così anche superficiale o comunque come dire, un primo ascolto per capirlo davvero, bisogna andare un pochino più a fondo, come Iannacci, esattamente identico. Adesso non dico che Max Gazzè sia nuovo Iannacci, però la strada è quella, il mondo è quello lì. Sto ferma con la mano.
Allora, undicesimo posto è Subsonica con Tutti i miei sbagli. Sto pensando perché non è che non mi piaccia Tutti i miei sbagli, ma neanche mi fa impazzire. Il mio problema è anche lì con i Subsonica che non mi piacciono. Nonostante, un paio di volte Busta sia venuto a farci lezioni all'università. Ti interessava? Comunque, nuove proposte. Ecco, dicevamo che vince Jenny Luna, Jenny Luna negli anni 50. Jenny B con Semplice Sai. Secondo classificato sono due, Tiro Mancino e Riccardo Sinigaglia con Strade. Tiro Mancino a me piace, eppure Sinigaglia. Quindi direi che sì, si tratta di un vincitore morale. Poi Davide De Marinis, fermi tutti, chiedi quello che vuoi, è il mitico protagonista, cioè uno dei mitici protagonisti della seconda edizione di Ora o Mai Più. Quel bellissimo, meraviglioso programma super trash che in teoria sarebbe dovuto servire a rilanciare carriere finite da un pezzo, di cui avevamo già parlato una volta forse, ma che alla fine aveva come protagonisti i coach, tutte le faide, le discussioni, eccetera. E De Marinis è stupendo, mi fa troppo ridere, è simpaticissimo e dice sempre Bellini! E quindi, e poi no, è simpatico. E quindi, bravo Davide De Marinis, sei un vincitore morale della categoria Nuove Proposte di Sanremo 2000. Vedo che c'è anche Fabrizio Moro al 13° posto con Un giorno senza fine. Ma sì, metterei anche lui tra i vincitori morali. Vedo che non è successo niente di particolarmente rilevante. Vediamo che ospiti c'erano. Gli Eurythmics addirittura. Jovanotti, gli Aqua, beh, gli Oasis, Tina Turner, Lucio Dalla, Robin Williams, Bregovic, un sacco di gente, Enrique Iglesias, ma quanto Sting, Tom Jones, ma quanto budget avevano quell'anno? Prossimo, eccoci qua, Sanremo 2001, logo ancora più brutto di quello di prima, no, un pochino più bello, ma sempre discretamente brutto. Però già qui cominciamo a entrare un po' nelle logiche come dire, problematiche di Sanremo. Allora, intanto questo è presentato da il nostro messia, colei che tutto può, tutto vede e tutto risolve, colei che avvicina i continenti, che riesce a trovare le persone anche se sono in Argentina. Dopo 47 anni, sua sorella l'abbiamo fatta venire qui da Buenos Aires e stasera Yolanda è qui! Che riunisce famiglie, che non lo so, la cervicale di amianto e di cemento armato. Colei che non si fa fermare dai problemi di amplificazione del suono e di microfoni che non funzionano durante i concerti. Lei, la sola, unica, inimitabile. Con Megan Gale, Massimo Ceccherini, Enrico Papi e Piero Chiambretti. Un tot di gente presa a caso, così, e buttata sul palco dell'Ariston. Però, ridendo e scherzando, quell'anno, nonostante la conduzione un po' strana, si tratta comunque del podio migliore, uno dei podi migliori, perché abbiamo Elisa, Giorgia e Mattia Bazzar, con premio della critica a Elisa. Io onestamente non avrei saputo chi far vincere tra la prima e la seconda. Però Raffaella Carrà, che è la seconda donna ad aver partecipato come conduttrice sola, in solitaria, a Sanremo. La prima, se vi ricordate, e spero vi ricordiate, è Loretta Goggi. Avrebbe in realtà dovuto condurre il festival insieme a Fiorello, poi però, insomma, Fiorello ha rinunciato, eccetera, eccetera. Vi ricorderete tutti il momento in cui, dopo che i Placebo hanno distrutto mezzo palco, se ne sbuca Megan Gale, tranquilla, vestita, sembra da torero, tipo, con il microfono dice: "La Liguria è bellissima!" La Liguria è bellissima! Mica bazzecole qua. Comunque, esistono i soliti spottoni della regione Liguria, che per carità ha tutto il diritto e il dovere di farli. Faceva un po' ridere la questione, cioè dietro c'era il finimondo
e c'era appena stato il finimondo e se ne esce lei. La Liguria è bellissima. Vabbè, andiamo avanti. Cominciamo. Classifica. Prima Elisa, Luce Tramonti a Nord-Est, che Elisa fino a quel momento aveva cantato solo in inglese, si mette a cantare in italiano e cavolo. Seconda Giorgia con Di Sole d'Azzurro. Quell'anno davvero io non avrei saputo chi vincere, nel dubbio non avrei votato, così non mi sarei sentita in colpa per nessuno delle due, o forse per entrambe. Terzi Mattia Bazar con Questa nostra grande storia d'amore, che sembra un po' questo piccolo, la versione al contrario di questo piccolo grande amore. E sì, ci sta secondo me al terzo posto. Poi, quarto posto, il grandissimo Michele Zarrillo con L'acrobata. Ma sì, io gli darei la vittoria morale, cioè tra i tanti vincitori morali, perché è simpatico. E poi quando inizia a parlare non la finisce più e io gli voglio bene. Poi. Allora, direi poi Paola Turci con Saluto l'inverno. Paola Turci un po' sempre vincitrice morale, che ne dite? Secondo me sì. Anna Oxa con L'Eterno Movimento. Anna Oxa che secondo me stava già virando verso. Oddio, ho detto Anna Oxa! L'ho ridotto di nuovo! Oddio! Scusa, chiedo scusa all'artista voce sorgente. Secondo me era già nel. Cioè, verso la via del proselitismo. Vabbè, avete capito quella cosa di tutta strata che fa lei. Ah, già, il sedicesimo posto, il Blu Vertigo con L'Assenzio, The Power of Nothing. E a me i Blu Vertigo piacciono, a dirla tutta, quindi per me grandi vincitori morali. Poverini, finiscono sempre ultimi e non è giusto, la vivo male. Comunque, primi classificati nella sezione giovani, scusate, i Gazzosa con Stai con me forever. Mica bazzecole, che tra l'altro la cantante e bassista dei Gazzosa, ricordiamo che i Gazzosa all'epoca avevano tipo 15 anni, ma dicevo la cantante e bassista, cioè Jessica Morlacchi, anche lei grandissima protagonista di Ora Mai Più 2, era in coppia con Red Canzian. Tra l'altro è bravissima. Adesso, a parte tutto, è davvero un'ottima cantante. Spero che diventi vocalista della Disney, perché ha quella voce lì tutta bella, perfetta, pulita, molto eterea, molto da principessa. E quindi, forza, Jessica Morlacchi, noi crediamo in te. Poi, chi altro c'era? Francesco Renga con Raccontami, Paolo Meneguzzi con Ed io non ci sto più. Non conosco la quindicesima arrivata, ma cioè sì, è in classifica, però non si dice, ma soltanto il nome d'arte merita tutto, cioè Pinca Pallina. Questa qui ha anticipato Calcutta, ve lo dico. È un peccato che non sia diventata famosa, guardate. Chissà che cosa farà adesso Pinca Pallina. Ciao Pinca Pallina. Vabbè, possiamo proseguire. Eccoci al 52esimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Non vi faccio vedere il logo perché è un po' meglio di quelle di prima, ma la scritta sotto sembra fatta con Paint. Presentatore, Pippo Baudo! È tornato, con Manuela Arcuri e Vittoria Belvedere. Vincono i Mattia Bazar, seconda Alexia, terzo Gino Paoli. Primo della critica, Daniele Silvestri. Vi chiederete, ma perché ti stupisci di Gino Paoli? Perché Gino Paoli non è uno, cioè almeno non è nato come uno tra festival, ci è andato, vabbè. Però quando si dice nasce da incendiario, muori da pompiere. Anche se lui di vita ne ha ancora tantissima, meno male. Allora, dicevamo che c'era Pippo Baudo con Manuela Arcuri e Vittoria Belvedere. Ad un certo punto è tornato anche Benigni, dopo appena 22 anni, non so se vi ricordate, al Festival del 1980. E che è stato contestato chiaramente perché lo hanno accusato, il Polo delle Libertà lo ha accusato di faziosità politica. E Giuliano Ferrara ha annunciato che avrebbe lanciato le uova su Benigni, invece no. Beh. Meno male perché non si spreca il cibo in questo modo. Allora, direzione artistica Pippo Baudo, bla 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 bla, andiamo avanti. Classifica, primi Mattia Bazar con Messaggio d'amore. Yes, I like it very much, it's okay for me. Seconda classificata Alexia dimmi come. Secondo me il secondo posto lo merita. Perciò vincitrice morale, ni. Secondo me il secondo posto lo merita. Terzo Gino Paoli, un altro amore. Chiediamoci, Gino Paoli oggi come finirebbe in classifica? Secondo me si piazzerebbe terzo comunque. Vabbè. Non faccio queste facce perché Gino Paoli non mi piace, anzi, è una questione un po' più ampia, che non sto qui a mettermi a discutere perché sennò ci vediamo, cioè finiamo dopo domani. Allora, quarto posto, Fausto Leali e Luisa Corna con Ora che ho bisogno di te.
Né carne né pesce, onestamente, con tutto il rispetto per entrambi. Quinta classificata e direi assolutamente sì, vincitrice morale, Primavera Sarajevo di Enrico Ruggeri, che io trovo una canzone bellissima, che se è arrivata quinta un po' l'avevo male. Di nuovo Michele Zarrillo, sempre undicesimo posto. Beh, vi dico io chi è un altro grande vincitore morale, Daniele Silvestri con Salirò, quattordicesimo posto, che però si è riuscito ampiamente, si dice sì, a rifare, perché è diventata poi la sigla di Zelig e la cantavamo tutti, infatti su Spotify mi pare sia una delle sue canzoni più streamate, come dicono i giovani. Poi, Patti Pravo con L'Immenso, che io mi ricordi è una bellissima canzone, quindi non vedo il perché del sedicesimo posto. Cioè, capisco uno degli ultimi posti con... come si chiamava quella canzone con Briga? Vabbè, avete capito? Ma L'Immenso no. E neanche 17ª Loredana Bertè con Dimmi che mi ami. In tutta onestà. E poi il grandissimo coefficiente Righeira, che per chi non ha seguito le puntate precedenti è... il coefficiente di trash, cioè i vincitori del premio trash, sono le Lollipop, quindi le vincitrici in questo caso, con Batteforte. Le Lollipop dovevano essere tipo le Spice Girls italiane. Erano, mi pare, il prodotto di Operazione Trionfo, se ricordo giusto, non mi ricordo molto bene da che talent venissero, perché era tipo uno dei primi talent. C'era Miguel Bosé, giusto? Io mi ricordo di Miguel Bosé in un talent, ma io avevo anche tipo 4 anni o 5, no? Vabbè, sì, più o meno quel periodo lì. Quindi perdonatemi se non mi ricordo perfettamente. Comunque le Lollipop erano assolutamente da coefficiente Righeira e noi siamo molto contenti di tutto questo. Sezione giovani vince Anna Tatangelo con Doppiamente Fragili, però io preferisco Ragazza di Periferia e soprattutto Essere una donna. Scusate, ma Essere una donna è un gran capolavoro. Guilty pleasure, è un capolavoro tra i guilty pleasure, come non dirti mai. Vediamo chi altro c'è. Ah, vedo un Marco Morandi con Che ne so al settimo posto, vabbè. In ogni caso, insomma, abbiamo visto che di cose, insomma, ne sono successe. Poi, mi fa ridere che siamo appena al 2003, io ho già parlato 20 anni, chissà che cosa ne succederà. Siamo di nuovo al Festival di Sanremo, sempre nel 2003, con un logo che non è malissimo, meglio di quelli di prima, però potevano sforzarsi un po' di più. Si vede? Si vede qualcosa? Non... No. Ah, sì, ora sì. Oddio, se... guardate che Misanabim. Vabbè. Vabbè, insomma, lo vedete, spero. Dunque, conduce sempre Pippo Baudo, direttore artistico Pippo Baudo. Pippo Baudo se può fa tutto, si mette lì anche a fare il concorrente. Con Serena Untieri e Claudia Gerini. Vince Alexia, secondo posto Alex Britti, terzo posto Sergio Cammariere e premio della critica sempre a lui. La direzione artistica inizialmente era affidata a Lucio Dalla, poi se ne è occupato Pippo Baudo. Vedo qui che tra le nuove proposte c'è Alina. Una ragazzina di 12 anni, 12 cari miei, che canta Un piccolo amore e diventa quindi la più giovane cantante in gara nella storia di Sanremo. Da molti era ritenuta appunto troppo piccola, e infatti, dalle edizioni successive bisogna aver compiuto almeno 14 anni di età. Oggi mi pare che sia addirittura 15, cioè prima dei 15 anni tu devi aver compiuto 15 anni prima della chiusura. Prima di fine febbraio, di fine gennaio, scusate, quindi se tu sei nato entro fine gennaio puoi partecipare, se no dell'anno in cui viene fatto Sanremo, se no passi l'anno dopo, cioè provi l'anno dopo, se mi ricordo giusto. Comunque dicevamo, vince nel 2003 Alexia con Per dire di no. Ci sono canzoni più belle di Alexia, secondo me, però Alex Britti con 7000 caffè arriva secondo e per me grande vincitore morale. A me 7000 caffè piace un sacco. La terza classificata, Sergio Cammariere, tutto quello che un uomo, sì. È una canzone bella che meritava anche questa di vincere. Quindi io avrei fatto questo podio qui. O Alex Britti o Sergio Cammariere primo, e a quel punto uno dei due secondo, e poi Alexia terza, secondo me. Poi, Nessuno tocchi Caino, Enrico Ruggeri, Andrea Mirò. Sì, meritava anche questa, quantomeno mettiamola così, il podio, però vincitrice morale. L'amore è di Siria, sì.
Giuni Russo morirò d'amore. Allora, devo fare una precisazione. Tutte le volte sono tutti sconvolti quando lo dico, ma io lo dico comunque. Io non sono particolarmente fan di Giuni Russo. Mi piace Un'estate al mare, soprattutto il riff di chitarra di Un'estate al mare mi piace molto. Mi piace Alghero, preferisco Un'estate al mare. Mi piace la sua voce abbastanza. Mi dispiace che non ci sia più. Stiamo parlando, come dicevo un'altra volta, di una cantante tanto bravissima. Sapeva comunicare con tutto il talento del mondo, che a me però non è mai piaciuta. E ripeto, mi dispiace che non ci sia più, ma oltre a questo non so che cos'altro dire, ecco, onestamente. E sì, mi spiace il modo in cui è stata trattata. Avrebbe dovuto essere trattata molto meglio dalla discografia in generale. Morirò d'amore è una bella canzone, alla fine dei conti, che sì, meritava di... Cioè, sì, meritava di più, non, più del settimo posto, quantomeno. Poi, Silvia Salemi, con Nel cuore delle donne, onestamente non me lo ricordo, ma A casa di Luca mi era piaciuta. Antonella Ruggero, Di un amore. Per me Antonella Ruggero potrebbe cantare La lista della spesa, che io le darei tutti i premi del mondo, quindi... Abbiamo di nuovo un Anna Oxa... Non ho firmato le liberatorie sempre. Con Cambierò, che è un po' una dichiarazione di intenti a sto punto. Poi subito dopo abbiamo gli Eiffel 65 con Quelli che non hanno età. Ma vi pare gli Eiffel 65 a Sanremo? Poi uno dice: Sanremo, la canzone italiana. Ma se c'erano gli Eiffel 65, ma cosa volete? Dai. Vabbè, vedo che al 20° posto c'è Iva Zanicchi con Fossi un tango. Spiace. Comunque, sezione giovani, vince Dolce Nera con Siamo tutti là fuori. Siamo tutti là fuori. Vediamo chi altri c'erano. C'era Gianni Fiorellino. Dovete sapere che, insomma, tutti quelli che gravitano intorno al mondo di Napoli sono un po' il mio guilty pleasure. A parte Massimo Ranieri, che è un'altra questione, che è per il mio cuore, è proprio suo. Ma a parte questo, tutti quelli moderni, diciamo, che, contemporanei, che circolano intorno a Napoli, che lo siano o che non lo siano, come nel caso di Anna Tatangelo, a me piacciono. Come guilty pleasure, ovviamente. E nello specifico, a me piace molto la canzone di Gianni Fiorellino, che fanno sentire sempre al boss delle cerimonie. Non si bello, non si avvino romundo, e non si vanno sotto a sta gonna. Possiamo proseguire, secondo me. 2004, siamo solo al 2004. Ah, allora, c'è da dire che, nonostante il fatto che sia andato malissimo questo festival, ma proprio male, robe che rischiava di chiudere proprio la manifestazione, il logo è carino. Del logo sono molto soddisfatta, guardatelo, è molto carino. Comunque, allora, direttore artistico Tony Renis. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you. Presentatori Simona Ventura, Gene Gnocchi, Paola Cortellesi e Maurizio Crozza. Allora, io di Paola Cortellesi ho proprio in mente, ma spiaccicato nel cervello, lei che fa le Wooden Chicks, che poi alla fine era una, che canta Non mi chiedermi, è politicamente scorretto oggi. All'epoca faceva molto ridere, perché voleva essere una cosa a metà fra Destiny's Child, che tra l'altro erano quell'anno ospiti, e Alicia Keys. Ma di un ridere, perché poi era in un italiano tutto strano, tutto suo, faceva molto ridere. Però ripeto, politicamente scorretto oggi. Tra imitazione così e blackface. Oggi giustamente, giustamentissimo, non si potrebbe fare, e ripeto, così deve essere. Vincitore punto, Marco Masini. Secondo, Mario Rosini. Terza, Linda, che ha cantato anche con Massimo Ranieri, vi interesserà sapere. Premio della critica, Mario Venuti. Allora, inizialmente l'avrebbe dovuto condurre Paolo Bonolis, poi però doveva fare Domenica Inè Affari Tuoi e quindi ciao. E poi comunque non andava molto d'accordo con Toni Renis. Chi va d'accordo con Toni Renis? In ogni caso, è stato affidato alla Ventura, che aveva fatto molto successo con l'Isola dei Famosi, e ha accettato, che bello, che bello. E quindi ufficialmente è la terza donna presentatrice del Festival di Sanremo, dopo Loretta Goggi e Raffaella Carrà. Non c'è la divisione tra cantanti campioni e giovani, ma sono tutti insieme. Ma sì, che bello! Cioè, per la prima volta dall'84. Invece, come già nel 75, le case discografiche hanno boicottato tutto e non portavano i nomi di spicco, ma i premi a caso, perché ovviamente erano in disaccordo con Toni Renis. E
E quindi infatti ha avuto il 38,98% di share di media. Il Festival di Sanremo è riuscito a essere battuto nella prima puntata perfino dal Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso. Abbiamo Celentano che avrebbe dovuto fare il direttore artistico l'anno prima e invece Tony Renis lo invita come ospite, si prendono parole insomma. Celentano si presenta alla faccia di Tony Renis, così. A sorpresa nella serata finale, totalmente a gratis, come dice Ornella Vanoni. Ma volevo dirti che sono qui a gratis, volevo dirlo alla RAI, sì. Visto che tu mi hai detto vieni, io sono venuta a gratis, che non diventi un'abitudine. Perché il direttore generale di Rai 1, della RAI, scusate, Flavio Cattaneo, se n'era, cioè si era interessato. Celentano è stato accolto come un re, ha abbracciato Tony Renis, se lo ha difeso dagli attacchi ricevuti. Marco Masini non mi fa impazzire, mi fa molto ridere che ci sia DJ Francesco che io mi ricordo essersi presentato tipo senza maglietta, solo con le Bermuda. È possibile? Qualcuno mi può fare mente locale su questo dettaglio? Andiamo avanti con. Ah no, non è vero che non c'erano, però effettivamente sì, vediamo dei nomi un po' così perché erano un po' tutti insieme. Non c'erano i giovani. Beh, un'ideona questa qui. Un'ideona. Complimenti. Andiamo avanti con l'ultima della prima metà e poi finalmente prendiamo un attimo fiato. Eccoci con il 55esimo Festival della Canzone Italiana, con un logo che davvero andiamo sul risparmio. Condotto da Paolo Bonolis, è il suo primo festival, diretto da, cioè, direttore artistico Paolo Bonolis, ma condotto insieme a Antonella Clerici e Federica Fellini, che io al momento non ho presente, no, non ce l'ho presente. Vince Francesco Renga, secondo Toto Cutugno e Annalisa Minetti, ovvio che Toto Cutugno arriva secondo, e terzo Antonella Ruggero. Prima della critica Nicola Arigliano. Io mi ricordo di. Aveva avuto uno share altissimo, fra le altre cose. Ok, sì. Aveva avuto uno share altissimo, vedo perché cioè, il 52,79% è tanto. E i partecipanti erano distinti in 5 categorie: uomini, donne, gruppi, classic e giovani. E è stato reintrodotto il sistema delle eliminazioni. Durante la prima serata, e questa cosa me la ricordo perfettamente, è stato annunciato in diretta la morte di Alberto Castagna. E mi ricordo che c'era tipo stato un gelo nel pubblico, ma anche a casa. Poi anche mi ricordo che ne stavano parlando le mie maestre delle elementari il giorno dopo. Guardate, davvero, una delle. Che io all'epoca neanche lo conoscevo particolarmente, cioè avevo presente, ma non lo sapevo. Ah, vedo anche un altro annuncio molto importante, quindi insomma, mi ricordo del momento. E vedo anche che nella penultima serata Bonolis ha annunciato in diretta la liberazione della giornalista del Manifesto Giuliana Sgrena, sequestrata diversi mesi prima da alcuni combattenti in Iraq. La gioia per tale annuncio perché è durata poco, perché subito dopo Bonolis ha dovuto interrompere la gara per informare che era morto il funzionario di polizia Nicola Calipari, che era riuscito a liberare la giornalista, insomma, perché era stato scambiato dalle forze militari statunitensi per un terrorista iracheno. Quante cose che sono successe nel giro di 5 giorni. Comunque, passiamo alla classifica. Primo Francesco Renga con Angelo. Ci piace? Sì, vabbè. Secondo, appunto, Toto Cutugno con Annalisa Minetti, Cutugno, scusate, come noi nessuno al mondo, che hanno ricantato Oro Mai Più 2. Oro Mai Più 2, se avete capito, è il mio punto di riferimento culturale. Terza, Antonella Ruggero con Echi di Infinito, e che per me è un grandissima, come vi ho detto prima, per me potrebbe cantare benissimo La vita della spesa, la farei vincere. Ah, beh, sì, beh, Marcella Bella con Uomo Bastardo e la scritta del il titolo sulla parte dietro cioè sotto come si chiama? Oddio, il bordo, no, della scollatura dietro del vestito. Poi vedo che qui tra i non classificati, cioè tra i non classificati, ma in finale c'è anche Anna Tatangelo con Ragazza di Periferia, che è un grande sì. I Mattia Bazar con Grido d'amore. Poi, non classificati ma in semifinale, abbiamo Paolo Meneguzzi, Marina Rei. Ah, guarda un po'. Non classificati proprio, cioè non finalisti, abbiamo Franco Califano con Non escludo il ritorno. Ma vi pare? E tra l'altro, 2 posti sotto, i Modà. Già iniziavano i Modà.
E ultimissimi proprio in Negramaro con Mentre tutto scorre. Comunque, questo mi ricordo che è stato un festival un po' trash, un bel po' trash, di cui trashaggine di cui si parla ancora oggi. Per esempio il fatto che Antonella Clerici abbia sbagliato qualsiasi nota mentre stava cantando She a Hugh Grant, e Hugh Grant non si stava chiedendo evidentemente che cosa ci facesse lì lui. Poi, perché non c'era fare degli ospiti? Vabbè. Ah, eccolo qui. Ah, poi sì, c'era Michael Bublé, che ha cantato Duo fa l'americano con Paolo Bonolis. Diciamo che era molto anche varietà, eccetera. Ah, è vero che c'era Will Smith, che hanno cantato... come si dice? Will Smith insegnava a ballare a Bonolis. E poi Bonolis gli ha chiesto che cosa significasse Prison Calling. Ogni tanto me lo vado a rivedere quel video perché fa troppo ridere. E in generale a me in realtà non è che sia dispiaciuto, ecco, questo Sanremo di Bonolis e neanche quello dopo. Il problema è chi ha vinto. Vabbè, qui ha vinto Renga, vabbè, è la volta dopo il problema. Vedo che c'erano anche la serata dei duetti, appunto. Che la serata dei duetti a me non è che piaccia quanto la serata delle cover. Cioè per me la serata delle cover è il top. Vabbè, quindi concludiamo qui questi primi 5 anni degli anni 2000 di Sanremo. Che cosa vogliamo dire d'altro? Non lo so, aggiungete pure voi, ditemi quello che volete. Io vi saluto, sempre con l'ombra degli occhiali sulla faccia e anche il riflesso nelle lenti. E boh, ci salutiamo. Ciao!